Nuova edizione del nostro videogiornale. Benvenuti, queste sono le principali notizie della giornata. Cornedo Vicentino, sorpasso in galleria frontale tra auto e camion, costa la vita ad una persona. Il sorpasso azzardato in galleria mentre dall'altra parte sopraggiungeva un mezzo pesante. Questa è la dinamica del violento frontale tra un Audi A3 e un TIR all'imbocco del tunnel Serenissima sulla provinciale 246. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare, illeso l'autista del camion. Nell'incidente è stata coinvolta una Volkswagen Golf, il conducente ha riportato ferite lievi. Brendola travolta mentre attraversa la strada, morta una donna. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Rossini, a due passi dalle scuole e gli impianti sportivi. L'impatto è stato violentissimo, non ha lasciato scampo alla donna, sbalzata per circa 40 metri. I tentativi di rianimazione da parte del 118 si sono rivelati inutili. Chiampo, coppia uccisa, colpi di pistola dal figlio che si costituisce, volevo gli 800.000 euro dei loro risparmi. Sergio Cugole, 62 anni, imprenditore in pensione, la moglie Lorena Zanin, 59, sarebbero stati uccisi con colpi di pistola a 3 ore di distanza uno dall'altro nel loro appartamento in via Villaggio dei Marmi. Reo confesso il figlio Diego, nulla facente da un anno, che si è presentato in caserma a Vicenza e ha confessato di aver premeditato da un mese il doppio delitto con l'obiettivo di impossessarsi dei risparmi dei genitori per comprarsi una casa. Fra l'omicidio del padre e quello della madre si è anche fatto un bonifico dal conto di famiglia, in nottata la confessione e il fermo per pluriomicidio aggravato. Vicenza, capitale della cultura italiana 2024, sfida persa, Rucco, il bando passa e il progetto resta. Dopo la nomina di Pesaro, il sindaco di Vicenza fa sapere che gli uffici comunali sono già al lavoro per attuare le linee essenziali della progettualità presentata a Roma. Per le minoranze, invece, qualcosa di più si poteva fare. Trissino Pass nel sangue della popolazione, inizia lo screening dell'ULS su oltre 1.000 trissinesi. Ad essere sottoposte alle analisi saranno principalmente persone residenti in alcune zone collinari di Trissino Vecchia e persone che hanno frequentato l'asilo parrocchiale dal 63 agli anni 80. Vicenza, capitale della cultura 2024, la proclamata è Pesaro. Veneto, pulviscolo di sabbia del Sahara sui cieli europei e veneti, nel nord-est senza pioggia. Mercoledì e giovedì il clou, l'innalzamento di un anticiclone africano all'altezza del Mediterraneo centrale, comporta la risalita di correnti calde di scirocco che portano con sé un buon quantitativo di sabbia sahariana. Vicenza, prodotti alimentari sempre più cari, olio di semi introvabile, scaffali a rischio nei punti vendita. Prodotti alimentari sempre più cari a causa di aumenti di bollette e carburante, olio di semi scomparso dagli scaffali, forti rialzi per frutta e verdura, pasta, pesce, carne di pollo. Questo è il commento di Coldiretti Vicenza. In un paese come l'Italia, dove l'85% delle merci viaggia su strada, l'aumento del prezzo di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori. Vicenza, girotondo Pigafetta, ritorna allo spettacolo di cabaret dedicato all'esploratore vicentino. Anonima Magnagati, compagnia Stichello, Seven Gnomes e Babata insieme sul palco del Teatro San Marco di Vicenza sabato 19 marzo alle 21. Sarà uno spettacolo con una linea narrativa che salta di continuo tra passato e presente, da una tappa all'altra del celebre viaggio fra scoperte, incontri e scontri. Pagina dell'Eco Nazionale, Ucraina, spiragli di pace sempre più ampi. Secondo Vladimir Medinsky, a capo della delegazione negoziale USA, Kiev si sarebbe detta disponibile a valutare uno status di neutralità sul modello Austria-Svezia. Sport, Champions League, match da dentro o fuori per Juventus contro il Villarreal. Primo traguardo importante per la Juventus in Champions League. Dopo l'eliminazione di Ronaldo e quella sorpresa dell'Ajax, stasera si chiudono gli ottavi.
Nel 20° giorno di guerra in Ucraina arriva la richiesta di aiuto di Zelensky. Le armi che gli alleati occidentali forniscono all'Ucraina in una settimana durano per 20 ore. Per questo siamo costretti a riutilizzare equipaggiamenti sottratti ai russi. Le proteste contro la guerra si zittiscono con gli arresti. Il regime di Putin rafforza la repressione contro la libertà di stampa dopo gli arresti durante le manifestazioni e la censura dei media. È tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci.